Dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge, in Panfilia. Ma Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Essi invece, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia, in Pisidia, ed entrati nella sinagoga, nel giorno di sabato, sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate». Si alzò Paolo e, fatto cenno con la mano, disse: «Uomini di Israele, e voi, timorati di Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra d'Egitto, e con braccio potente li condusse via di là. Quindi sopportò la loro condotta per circa 40 anni nel deserto, distrusse 7 nazioni nella terra di Canaan e concesse loro in eredità quella terra per circa 450 anni. Dopo questo diede loro dei giudici, fino al profeta Samuele. Poi essi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per 40 anni. E dopo averlo rimosso, suscitò per loro Davide come re, al quale rese questa testimonianza: «Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù». Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva a Giovanni, sul finire della sua missione: «Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali».